Inghilterra, 1868. Durante un temporale, una carrozza sbanda e si schianta. Due passanti accorrono alla carrozza e trovano un uomo, una donna, un bambino e un cocchiere. La donna e il cocchiere sono morti, ma gli altri due sono sopravvissuti. C'è anche una valigia contenente una maschera inquietante. Pensando fosse morto, uno dei due prova a depredare l'uomo, ma questo si risveglia di soprassalto e, pensando fosse accorso per salvarli, gli promette che un giorno si sdebiterà con lui. Il sopravvissuto è George Jostar I, un nobile, mentre il passante è Dario Brando, un povero ubriacone. 12 anni dopo, vediamo George e suo figlio Jonathan, ovvero il bambino, che da tutti viene chiamato Jojo. Vediamo anche Dario Brando in pessime condizioni, che nel frattempo ha avuto un figlio, Dio. Mentre Jonathan cerca di imparare ad essere un gentiluomo, l'unica preoccupazione di Dio è riuscire a guadagnare qualche soldo. In questa scena possiamo vedere Jojo combattere per difendere una ragazzina, Erina, che viene presa in giro da due bulli, e lasciare il suo fazzoletto per terra dopo essersi pulito con il sangue. Intanto Dario, ormai in fin di vita, lascia a Dio una lettera consegnatagli da George, in cui spiega che potrà venire a vivere con i Jostar dopo la morte del padre. Quest'ultimo muore, e in questa scena scopriamo il piano di Dio, cioè di impadronirsi del patrimonio dei Jostar. Arrivato alla villa Jostar, Dio fa capire subito a Jonathan che gli terrà filo da torcere. Come? Per esempio tirando ginocchiate al suo cane, Danny, picchiandolo e trattandolo da schifo. Da quel momento la vita di Jonathan cambia in peggio. Dio gli fa fare cattiva figura davanti al padre, che a quel punto inizia a pensare di averlo educato male. Successivamente, in un'amichevole gara di box, lo manda KO e, attirando l'attenzione, mette in giro cattive voci su di lui per isolarlo. Secondo Dio, in questo modo, in circa 2 anni, perderà la testa e lui potrà ereditare tutto il patrimonio dei Jostar. Però, a tirare su di morale Jojo, ci pensa Erina, con la quale instaura una grande amicizia e di cui col tempo si innamora. Venendola a sapere, Dio decide di fare in modo che anche lei lo abbandoni. E quale modo per farlo? Beh... Dopo quel bacio, Erina si vergogna di farsi vedere da Jojo, quindi lo evita. Scoprendo cos'era successo, Jojo si fionda su Dio e lo affronta un'altra volta, ma stavolta va in modo diverso. E Jojo sembra avere la meglio. Un po' del sangue di Dio finisce sulla maschera, che scatta e fa fuoriuscire delle lame? Cosa? In quel momento, Dio, in uno scatto di rabbia, estrae un coltellino per farla finita una volta per tutte. Quando... Tosan! E così la lite finì. Quello stesso giorno, il giardiniere, mettendo le foglie nell'inceneritore, nota una cassa, ma non ci fa caso e appicca il fuoco. Nella cassa però c'è Danny, il cane di Jojo, ma quando il povero giardiniere se ne accorge, ormai è troppo tardi. Jojo, venendo a sapere della crudele fine di Danny, capisce subito chi è il colpevole. Dio... Intanto Dio capisce che la rabbia è la sua unica debolezza e per diventare più forte deve imparare a controllarla e ad essere più calmo. Ciao ragazzi e benvenuti nella recensione del primo episodio delle bizzarre avventure di Jojo Phantom Blood. Allora, piccola premessa, questa stagione... non ha molte scene comiche, sia per il contesto, il 1800 non è così divertente, insomma, per gli usi e costumi anche. È una cosa un po' più seria, insomma, per questo rende la stagione molto più profonda, molto più seria, ma anche molto più pesante da guardare. Quindi se questa stagione vi sembra un po' pesante, un po' noiosa, io vi consiglio di guardarla fino alla fine, perché il primo episodio introduce i personaggi molto bene, anche mancano un po' di dettagli rispetto al manga, ma è comunque strutturata molto bene. I personaggi che avete conosciuto in questo episodio saranno molto molto diversi nel prossimo episodio, perché come
come avete visto alla fine del riassunto, sono passati 7 anni e li vedremo molto diversi nel prossimo episodio, ma questo ora non c'entra. Ora parliamo di questo episodio. Introduzione di Dio, che è questo ragazzino malefico che vuole ereditare il casato Joestar a tutti i costi. Jonathan, l'abbiamo visto, vuole imparare ad essere un gentiluomo. Ancora qualche problema nel mangiare, cioè, un dodicenne che beve vino, ok. Un po' strano il fatto dei nomi, ma comunque, cioè, è strano che nel 1800 in Inghilterra uno si chiami Dio oppure Dario. Ma vabbè, comunque Araki, il creatore del manga, non è inglese, quindi non conosce del tutto i nomi inglesi, a parte Jonathan e George. Prendiamo le loro personalità. Jonathan, come abbiamo detto, vuole diventare un gentiluomo con qualche problema ancora nel mangiare, cioè, va bene, qualche problema nello studiare. Il padre pensa di averlo viziato, potrebbe essere, non conosciamo ancora il suo passato, non lo conosciamo del tutto, conosciamo il suo inizio, conosciamo, ok, quello. Parlando dell'inizio, quanta sfiga ha avuto il cocchiere per finire proprio su quello spuntone lì. Quanta sfiga deve avere. Introdotti bene anche Dario e Giorgio, si capisce subito che uno è un nobile e l'altro non merita di vivere, infatti muore per fortuna. Vedremo anche nei prossimi episodi come si evolvono i personaggi, perché adesso abbiamo visto che Dio deve imparare a controllare la sua rabbia perché gli ha ammazzato il cane, insomma, un po' ok, va bene, ma calmati. Erina non l'abbiamo vista molto, non si è vista molto, abbiamo capito che ha un legame fortissimo con Jonathan, ma no, si è vergognata di vederlo dopo quel bacio, insomma. Ma passiamo alla morte di Danny. Pur sapendo fin dall'inizio che è stato Dio ad ammazzare Danny, Jonathan non fa nulla, stranamente, non reagisce, non lo attacca, non fa nulla, non si vede proprio per niente. Comunque, in quanto alla maschera, sì, è molto inquietante, sì, estrae delle lame quando si sporca di sangue e sì, la rivedremo nei prossimi episodi, perché già se al buio con un temporale si vede la maschera alla fine dell'episodio, tu già capisci che c'entra qualcosa con la storia, è proprio ovvio. Per il resto comunque i personaggi rispetto al manga hanno un disegno un po' diverso, che comunque a parte gli occhi sono molto diversi, sono molto simili a quelli dell'anime. Comunque, piccola cosa, nelle bizzarre avventure di JoJo, nella prima stagione, sono incluse 2 stagioni, che sono Phantom Blood, questa che sto recensendo, e Battle Tendency, che dovrebbe essere la seconda stagione, ma l'hanno unita alla prima, non so perché. Comunque, io gli darò nomi diversi, quindi si capisce che sono 2 stagioni diverse. Teniamo a mente quella maschera per i prossimi episodi, teniamo a mente il fatto che Jojo e Tio non siano proprio amici, teniamo molto a mente in questo episodio, teniamo a mente anche Irina e teniamo a mente anche che il padre non è a conoscenza di tutto quello che succede, non è a conoscenza del fatto che Dio ha baciato Irina, ha ammazzato Danny e ha anche minacciato più volte anche con un coltello, che perché hai un coltello, va bene, appunto Jojo. Questo episodio gli do un 8 su 10 perché non è comunque perfetto, l'azione c'è ma dei 12 anni non è che possono fare più di tanto. Certo, vabbè, un 12 anni che brucia un cane non è proprio il massimo dell'esempio, però vabbè, ok, la storia è rappresentata molto bene rispetto al manga, qui è un voto pieno. Mi è piaciuto questo episodio, anche se, devo dirvelo, anche se mi è piaciuto, è uno di quelli che mi piace di meno di tutto JoJo. Quindi staremo a vedere nei prossimi episodi. Quindi ragazzi, il riassunto e recensione di questo episodio è terminato. Restate sintonizzati perché arriveranno nuove serie sul canale, arriverà riassunto e recensione dei film Marvel, di One Punch Man, di Warrior, che è una miniserie della HBO, gli stessi produttori di Breaking Bad,
fatta molto bene, rappresenta molto bene l'integrazione dei cinesi in America alla fine dell'Ottocento. E poi abbiamo pure il protagonista doppiato da Flavio Aquilone, che è lo stesso doppiatore di Genos, Draco Malfoy, Light, questi personaggi qui. Quindi ragazzi, restate sintonizzati sul canale per queste nuove serie, anche per il prossimo episodio di JoJo. Dal prossimo episodio c'è un casino, succedono tantissime cose, quindi seguitelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.